Oh Gesù, tu sei sempre qui all'appuntamento, tu sei sempre lo stesso, noi mutiamo perché siamo come la luna, ma tu sei il sole. Gesù, ci prostriamo davanti a te questa mattina e ti chiediamo che la tua luce, il tuo calore e la tua vita scendano dentro di noi. Tu sei il sole della nostra vita, il sole che illumina, il sole che riscalda, il sole che vivifica. Senza di te, Signore, noi siamo nella notte. Senza di te siamo nel freddo della morte. Senza di te noi moriamo. Oh Gesù, puntiamo gli occhi su di te. Tutti ci deludono, Signore. Noi stessi siamo delusione per noi. Ci deludono gli altri. Ci delude il mondo. Quelli che sono più vicini ci deludono, quelli in cui speravamo ci deludono. Soltanto tu non deludi nessuno, perché tu sei la pienezza della luce, dell'amore, della vita. È per questo che ci rivolgiamo a te. Vogliamo fissare gli occhi, il cuore, la vita su di te, nella sicurezza che da te e unicamente da te avremo quello che noi speriamo, avremo la forza, la vita, la gioia, tutto ciò che più noi sentiamo che urge per noi, perché tu sei colui che scioglie tutti i nostri problemi. Oh Gesù, tu sei la causa della mia vita e la ragione della mia vita. Voglio tornare a te. Non voglio sostare né a destra né a sinistra. Tutto è inganno, Signore. Soltanto tu sei la verità. Ed io mi aggrappo a te nella sicurezza che con te sono al sicuro. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Quando Israele uscì dall'Egitto, io l'ho chiamato come mio figlio. Però più lo chiamavo, più si allontanava da me. Il mio popolo è duro a convertirsi, però il mio cuore è sempre lo stesso. Come potrei abbandonarti, o Efraim? Come potrei consegnarti ad altri, o Israele? Come potrei trattarti al pari di Adimà e ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore è pieno di compassione per te. Il mio intimo freme di amore per te. Pertanto, anche che tu meriti castighi e sei oggetto di ira, io ti perdono. Sei oggetto del mio amore. Io non distruggo più Efraim, perché io non sono come un uomo che si adira e sfoga la sua ira fino alla distruzione. Io non sono un uomo, io sono Dio, un Dio che salva. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira, perché io ti amo.
fratelli e sorelle, Gesù è qui in mezzo a noi e resta sempre con noi perché Egli ci ama. Quando io sarò innalzato, attirerò tutti a me. Fratelli e sorelle, Gesù ci attrae, soltanto Lui ci attrae. Fuori di Lui non c'è nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra. C'è soltanto Dio che si manifesta in Cristo Gesù. E noi, Signore Gesù, ci prostriamo questa mattina davanti a Te e proclamiamo che Tu solo sei il Signore, all'onore di Dio Padre. Un canto. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Gesù un giorno disse così: un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, è pronto. Ma gli invitati cominciarono a dire e a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego, consideremi giustificato. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarle. Ti prego, considerami giustificato. E un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto quanto al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi, zoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. E il padrone allora disse ai servi: esci per le strade e lungo le siepi, spingere ad entrare tutti quelli che incontri, perché la mia casa si riempia, la mia casa è ampia. Perché in verità ti dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati e hanno declinato l'invito assaggerà la mensa, alla mia mensa. E parola del Signore. Ecco cosa dice il Signore: nella mia casa c'è posto per tutti e la casa è piena di invitati. Voi siete gli invitati, voi siete la comunità dei figli di Dio, voi che avete ascoltato la voce del Figlio di Dio. Quelli che non hanno ascoltato l'invito o hanno declinato l'invito potranno anche stare fuori. La mia casa è piena. Io sono morto ugualmente per tutti. Io vi amo tutti. Io sono morto ugualmente per l'ultimo di voi, come tra i più grandi di voi. Io sono morto per il Papa e sono morto per l'ultimo battezzato. La mia morte io l'ho data, cioè la mia vita è stata spesa goccia a goccia per tutti. E quanto vale l'ultimo battezzato?
vale il Papa davanti ai miei occhi, perché ognuno di voi mi costa il sangue. Voi siete la mia vita. Io non ho preferenze di persone. Nessuno di voi o nessuno degli altri invitati che non hanno aderito può vantare davanti a me delle prerogative o dei meriti. Tutto viene da me. Beati voi che avete aderito a questo invito, perché a voi darò a mangiare il pane della mia mensa. O Signore, tu non fai preferenze di persone. Questa è la tua comunità, la comunità dei figli di Dio, la comunità di coloro che ascoltano la voce dello Spirito e vengono qui, e gli altri invitati sono buttati fuori. Signore, noi ti adoriamo, ti benediciamo e ti glorifichiamo. Tu sei grande, buono e misericordioso. Noi vogliamo perseverare nell'amore. Chi persevererà sino alla fine sarà salvo. Chi non persevererà sarà condannato. Sarà condannato chi è dalla prima ora se non ha perseverato. Sarà salvato chi è dell'ultima ora se avrà aderito all'invito. Perché davanti al Padre mio io sono giustizia. Fratelli e sorelle, Gesù ci ama in questo momento, ci mostra il suo amore, noi siamo la comunità dei figli di Dio. Ogni volta che aderendo all'invito dello Spirito, noi ci raduniamo, formiamo comunità, formiamo in questo momento una comunità di amore, una comunità che si ama, una comunità che si guarisce, perché è Gesù che guarisce in mezzo a noi. O Gesù, noi siamo qui attorno a te, siamo attorno a te come le folle che venivano a te perché avevano bisogno di te, e tu saziavi la loro fame, tu saziavi ciascuno di loro e ne abbondava, perché nella tua casa tutto abbonda. Signore Gesù, questa folla chiede pane, questa folla chiede acqua, questa folla chiede di essere saziata e dissetata. Gesù, tu hai il pane, tu hai l'acqua. Comanda, Signore Gesù, che venga distribuito il tuo pane, venga distribuita la tua acqua, perché tutti mangino e si saziano, tutti bevano e si dissetino. Lode e gloria a te, o Signore. E adesso, fratelli e sorelle, chi ha da rendere qualche testimonianza al Signore, può rendere questa testimonianza. Chi ha da dire una parola al Signore per quello che egli ha fatto, lo dica. Il Signore ha operato nei giorni scorsi, il Signore continua ad operare oggi, perché egli non è un Dio ozioso, è un Dio che viene incontro ai suoi figli. E allora chi di voi vuole benedire il Signore, questo è il momento di lodarlo e benedirlo. Soprattutto per grazie spirituali, lasciate le piccole cose materiali, ma lodatelo e beneditelo, perché avete sperimentato il suo perdono, la sua misericordia, il suo immenso amore. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Fa che questa comunità comprenda che tu solo guarisci, ma pregando gli uni per gli altri, noi veniamo guariti. Sviluppa, Signore, in questo momento nella comunità qui presente un grande amore gli uni per gli altri, una grande compassione
gli uni per gli altri e dà il perdono. Signore, tu hai detto: quando vi mettete a pregare, prima esaminate se avete qualche cosa l'uno contro l'altro, e se non avete nulla l'uno contro l'altro, e allora pregate e sarete esauditi. Ma se avete qualche cosa l'uno contro l'altro, voi non potete essere esauditi. Fratelli e sorelle, soltanto quelli che hanno il perdono nel cuore per tutti sono in grado di pregare e di essere esauditi. Quelli che non hanno il perdono nel cuore, che ce l'hanno con qualcuno, non sono in grado di pregare, e se pregano ostacolano la preghiera e la guarigione. Signore, ti preghiamo che tutti quelli che sono qui presenti abbiano il perdono del cuore per non ostacolare le guarigioni che tu vuoi dare, per non inquinare la preghiera dei tuoi credenti, la preghiera delle anime semplici. Signore, se c'è qualcuno che non ha il perdono nel cuore, esca fuori dalla sala o si converta al Signore, perché il non perdono impedisce la preghiera, impedisce le grazie che tu vuoi dare. Signore, noi vogliamo perdonarci gli uni gli altri. Tutti abbiamo peccato, tutti pecchiamo gli uni contro gli altri e pecchiamo contro di te. Perdonaci, oh Signore. Col perdono, Signore, dacci la remissione dei nostri peccati e dacci la guarigione da tutte le infermità spirituali e materiali. Ti ringraziamo, Signore Gesù. E adesso chiediamo perdono dei nostri peccati, poi pregheremo insieme per ottenere guarigioni. Un canto di richiesta, di perdono. Ai tuoi piedi, Signore, ai tuoi piedi. Grazie, Signore, perché tu gradisci l'offerta dei tuoi figli. Signore, noi vogliamo invocare adesso il tuo Spirito su tutti noi. Tu già incominci a guarire. Tu stai toccando il cuore di una donna che ha una grande ferita. Stai rimarginando la ferita di questa donna. La donna sente che questa parola è per lei, sente il cuore rimarginato dalla potenza di Dio, dalla gioia di Dio. Signore, ti ringraziamo perché stai toccando la gamba di una persona dove c'era una piaga. Signore, tu stai guarendo la gamba di una persona e per questo ti ringraziamo. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai toccando tanti arti delle persone e ci sono tante guarigioni in misura della fede. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando occhi e orecchie, stai toccando la nuca e il fianco. Ti ringraziamo, Signore, di quello che stai facendo, ma ti ringraziamo, Signore, soprattutto perché stai mettendo il dono in alcune persone. Oh Signore, ti preghiamo di liberarci dalle angustie, ti chiediamo la pace dei cuori, ti chiediamo la nitidità della coscienza. Ti ringraziamo di quello che tu stai facendo in questo momento. Purifichiamoci dai nostri peccati, battiamoci il petto, diciamo: ho peccato contro di te. Ieri rimane una nienara, ieri anaiora nu. Malaya Irvania no shira. E che mi angeli
Spirito sono in mezzo a voi e si alleviano le vostre malattie e si portano alla mia guarigione. Accogliete gli angeli che sono in mezzo a voi e si alleviano i vostri dolori e portano a lieta notizia. Ecco, un uomo guarisce dalla sua sterilità, ecco, una donna diventa madre. Grazie, Signore Gesù. Signore, ti ringraziamo di tutte quelle grazie che stai dando in questo momento. Ci sono tante parole di conoscenza che sono qui sul tavolo e ci dicono che tu stai moltiplicando i tuoi interventi a favore di questo popolo. Noi ti benediciamo e ti ringraziamo. O Signore, fa che sia questo popolo stesso ad avvertire la tua guarigione e a gridare a te il suo grazie perché è stato guarito. Fratelli e sorelle, chi avesse ricevuto qualche grazia può a tempo opportuno testimoniarla. Qui abbiamo una decina di grazie che il Signore vuole dare e il Signore certamente sta dando. Tra queste ci sono cisti multipli ai seni, ossia seni cistosi, policistici. Il Signore tocca e ripulisce. Adesso leggiamo davanti al Signore l'elenco di tutte quelle persone che si raccomandano alle nostre preghiere. Ma lasciate che il Signore vi guarisca. Il Signore sta passando in mezzo a voi. Il Signore è Salvatore potente. Egli, buon samaritano, cura le vostre ferite. Egli passa in mezzo a voi. Egli tocca. Egli guarda in profondità. Egli consola. Lasciatevi toccare dal Signore. Gesù. Signore, tu hai ascoltato il grido di tante persone che hanno scritto o hanno telefonato e l'elenco è stato recitato davanti a te. Noi abbiamo seguito un po' distrattamente questo elenco perché siamo stati presi dai nostri pensieri, dai nostri disturbi, dai nostri problemi. Signore, in questo momento noi vogliamo fare comunione tra di noi. Tu ancora insisti che ascolti la preghiera di un popolo unito. Tu, Signore, ti lamenti che ancora non c'è unità tra di noi nella preghiera. Non c'è il legamento nella preghiera. Non preghiamo gli uni per gli altri e non ci siamo perdonati abbastanza gli uni gli altri. È per questo che tante grazie sono negate. Ma tuo Signore sei buono e misericordioso e noi chiediamo in questo momento che tu favorisca mediante il tuo Spirito la remissione dei peccati, l'unione dei cuori, quell'unità che tu vuoi nella preghiera, quell'insistere con fede e insistenza, col cuore scevro. Tu vuoi che ci leghiamo gli uni gli altri nella preghiera per essere esauditi. E allora, fratelli e sorelle, noi adesso ci alziamo e ci leghiamo gli uni agli altri, gridando a Dio col Padre nostro, la nostra preghiera gli uni per gli altri. E poi seguiremo il ritmo del canto. Padre del cielo, siamo i tuoi figli, tu sei il nostro Padre, noi ci rivolgiamo a te, noi siamo poveri, indigenti, miserabili, ma ti preghiamo gli uni per gli altri. Il tuo figlio Gesù è qui in mezzo a noi, egli vuole ancora guarire,
vuole sollevare, vuole perdonare, vuole rinvigorire, vuole sciogliere tanti legami. O Signore, Padre del Cielo, ti preghiamo, mandi il tuo spirito di unione tra di noi, il tuo spirito di preghiera comunitaria, perché il tuo cuore si commuova e il tuo Figlio Gesù passi in mezzo a noi, largendo benedizioni a tutti. Padre nostro, e ancora uniti preghiamo perché Gesù passi in mezzo a noi, Egli ci tocca, Egli ci guarda, Egli ci consola, Egli ci libera. Cantiamo il canto del passaggio di Gesù, uomo di Galilea. Gesù passando tocca, guarisce, consola, solleva. Vuole guardarti nel cuore, vuole guarirti. Ti prego di guardarmi. Prego di consolarmi, o Signore, il mio cuore è afflitto, quanta pena nel mio cuore, per me, per i miei familiari, per tante malattie che imperversano, per tante disgrazie. Signore, io aspetto la tua consolazione. Chiediamo la liberazione a Gesù. Dobbiamo credere che molti di noi abbiamo bisogno di liberazione. Liberazione interiore, liberazione psicologica, liberazione dei influssi malefici, liberazione dei vizi, liberazione a livello mentale, a livello di sentimenti, a livello di influssi nel corpo. Sono le forze del male che imperversano in mezzo a noi. Gesù ci vuole liberare, ci vuole liberare. Chiediamo la liberazione per noi e per tutti.
prego di liberarmi. Ti prego di liberarmi. Signore Gesù, libera i prigionieri. Signore Gesù, libera le menti dei pregiudizi. Libera i cuori dei risentimenti. Libera le nostre membra dai influssi malefici. Io vi sciolgo nel nome di Gesù. Io vi sciolgo nel nome di Gesù. E siete cacciati tutti gli influssi malefici da questi servi di Dio, da questa sala. Io vi libero perché io sono il Salvatore, io sono Gesù liberatore, io libero i miei figli. Grazie Signore perché tu dai un segno e un prigioniere viene liberato. È il segno che tu dai di tante liberazioni che tu stai donando a questa sala. Signore ti ringraziamo perché stai toccando i reni di tante persone, due o tre persone. Stai toccando la milza rigonfia di una persona. Stai toccando il fegato ingrossato di una persona. Stai rinvigorendo le gambe di una persona in questo momento e la nuca di una persona che dolorante si muove. Grazie Signore Gesù. Signore, stai toccando la gola di una persona che guarisce. Ti ringraziamo Signore delle tante grazie personali che stai facendo in questo momento. E adesso fratelli e sorelle, noi, se ci date spazio, porteremo Gesù in mezzo a voi. Egli vuole ancora guardarvi, vuole ancora aiutarvi, vuole ancora benedirvi, vuole ancora operare, perché Egli è il Signore e noi siamo i Suoi figli. Egli è il Signore della nostra vita, Egli è il padrone e oggi vuole concedere grazie a tutti noi. Cantiamo a Lui mentre sarà svolta così la processione. Cominciato col cantare, io sono il tuo Signore, che ti guarisco. Ognuno che ha qualche male o agli occhi o al fegato o a qualche parte del corpo, intenzionalmente mentre Gesù passa, può toccare anche mentalmente la parte del corpo leso, oppure può offrire il cuore al Signore, se ha una malattia interiore, può offrire la mente al Signore, perché il Signore lo liberi. È il momento della guarigione, della liberazione e della consolazione. Credete a questa parola del Signore. Signore, ti chiediamo che la tua parola si avveri, perché tu vuoi ancora guarire i reni, vuoi ancora guarire gli occhi, vuoi ancora guarire una lingua, vuoi ancora guarire un collo, vuoi togliere un male alla testa. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo.